Meal prep per i prossimi 2 giorni. Questo no. Fatto? Ora vado a letto. Oi, Luna, Luna, andiamo a letto? Luna, Lu, andiamo a letto? Andiamo a letto? Boh. Buongiorno a tutti. Sono a Piacenza, ma sto andando a prendere il treno per andare a lavoro a Milano e mi aspettano un paio di giorni abbastanza intensi. Quindi ho pensato di portarvi con me in questi 2 giorni di fuoco. E come avete visto, ieri sera ho fatto un po' di meal prep per il pranzo di oggi, la cena di oggi e la colazione di domani. Dormirò da Camilla, per fortuna mi ospita, e oggi provo a cambiare nuovamente la mia giornata, cioè ho già fatto colazione verso le 6:30 e mi allenerò all'ora di pranzo, quindi penso di fare uno spuntino verso le 11, allenarmi tra l'una e le 2 e poi pranzare, quindi nuovamente cambia tutto. Quindi ora bando alle ciance, gambe in spalla, che sennò perdo il treno. Ma tanto sarà in ritardo come al solito perché io sfiga. Oh, allora, è l'ora di pranzo, Luna, e io sto andando ad allenarmi. Mai fatto nella mia vita e vabbè, ci provo. Ho fatto una merenda adesso verso le 11:30 per far sì, insomma, di non arrivare affamata all'allenamento, visto che ho fatto colazione alle 6:30, e perché io, se ho fame durante l'allenamento, non penso ad allenarmi ma penso al pranzo, quindi volevo concentrarmi. Ho mangiato una barretta di ambrosie, limone, canapa, ragazzi, buonissima. Poi vabbè, io sono innamorata del limone, quindi nulla, adesso mi alleno, vediamo se riesco a filmare qualcosa, ma ho la fotocamera rotta quindi non so se riesco, e ci vediamo dopo. Your snapping, that's cool. Assess your situation. 5 years together, that's fine. I bet he says he loves you, but I do all that in a rhyme. Always center of attention, lady, even when you're standing on the side. You drop dead gorgeous, but you make me feel so alive. I can't. Guardate che ho trovato. Guarda, aspetta, perché mi si è rotto lo schermino. Trot Dennis! Sono un po' pallidino, sbaglio. Esatto, sì, in confronto te adesso sì. Prima era diverso, adesso invece sei più approntato tu. Say me hello, him goodbye. You don't know that I call you babe, but I do, yes. Yes, I do, yes. You're Catholic, let's praise Jesus, amen. You don't know that I call you babe.
Allenamento finito, è stato esattamente di 48 minuti, adesso ho giusto 10 minuti per sciacquarmi e correre su, mangiare qualcosa e riattaccare al lavoro. Ok, oh, allora, allenamento, orario di pranzo, sì, dai, neanche tanto male. L'unico disagio è che non ho assolutamente tempo, cioè obiettivamente un'ora per fare davvero tutto, tutto, tutto è poca. E infatti ho dovuto fare molte super serie, però insomma sono soddisfatta del mio allenamento. Mi sono concentrata solo sul dorso e poi sul core, che cerco di coinvolgere sempre quando faccio allenamenti di tipo funzionale. Ora io sono appena uscita dal lavoro e sto andando a un evento. È parte del mio progetto formativo, comunque della mia formazione, partecipare a questi eventi per anche un po' capire, visto che anche il mio progetto, bene o male, si tratta di un evento. E quindi sto andando a questo evento al quale sono stata invitata da Benefit, ma sinceramente non so che cosa sia. Cioè, la location è ancora misteriosa. So solo che devo andare in tenuta sportiva e l'evento sarà in ambito sportivo. Ragazzi, non lo so, adesso raggiungo il luogo d'incontro e vi porto con me e scopriremo tutto insieme. Ragazzi, vedo una limousine rosa. No vabbè, mi sa che sono arrivata. Non ci credo. Ho appena ricevuto il passi per, non lo so, la mia missione. E questi occhiali che si illuminano, super tamarri. Sono super tamarri questi. Sì, ma quando te li metti su, ma sai che belli. Gli occhiali più sobri della storia. Anzi, la bottiglia sobria. Adesso ci fermiamo qua, Scendiamo un attimo, facciamo delle foto insieme. Adesso arriva. Allora, a voi, a te, ragazzi. Oh raga, siamo arrivati. Siamo al Aereo Gravity a Pero, a Milano. Ah, già la tuta. No ragazzi, si vola. 3, 2, 1. Allora, come dicevamo, benvenuti ad Aereo Gravity, la più grande galleria del vento verticale al mondo. Tutto questo ambaradan è stato fatto è stato fatto per il lancio del nuovo mascara volumizzante di Bad Girl Bang, che è appena stato lanciato da Benefit. Tutto questo per questo. Ottimo. E adesso Alessandra, la miglior national brand di Italia, me lo applica. Tu fai sul mascara, vero? Sì. Da stamattina alle 6, quindi. Ok, perfetto. Allora, questo mascara si può mettere tranquillamente come top coat sulle tue ciglia, in maniera tale proprio da tirarle su. Nero, super volumizzante, waterproof, ma si strucca veramente facilmente. Siete pronti? Sì, una differenza. Direi di sì. La cosa bella è che per 36 ore si rimangono su, non scendono, capito? Raga, un'esperienza fantastica. Adesso piano piano torniamo. Io vado a dormire da Camilla perché domani mattina in teoria mi dovrei allenare, forse, non lo so se mi rialleno all'ora di pranzo come oggi, ma comunque devo lavorare. Sono quasi le 8 e io sto per entrare in palestra,
ad allenarmi. Alla fine ho deciso di allenarmi questa mattina, perché comunque mi sono svegliata presto, in quanto stanotte davvero non ho dormito niente. E secondo me è perché ho avuto questo sprazzo di adrenalina alle 8 di sera, che boh, non mi ha permesso di dormire tutta la notte, ragazzi. Non lo so, sinceramente non mi era mai successo. E quindi vabbè, stamattina ero sveglia prestissimo e alla fine ho deciso di venire ad allenarmi, anche perché non so in realtà se all'ora di pranzo avrò tempo come ieri. Quindi oggi ho nuovamente cambiato, perché sono a digiuno, mi alleno e appena ho finito divoro quel pancake che mi guarda da 2 giorni e basta. Comunque ieri è stata un'esperienza davvero fantastica. Mi piace un sacco quando le aziende fanno cose invece di soltanto lanciarti il prodotto e dire tiè, l'abbiamo lanciato, ora vendilo o compralo. E invece proprio si impegnano nel creare questo mood. Cioè alla fine l'idea è: siamo un brand figo, noi facciamo queste cose fighe, compraci. Che è diverso dal dire compraci e basta. Sono felicissima di aver partecipato e di essere stata invitata. Abbiamo fatto 2 voli. Uno che era un volo di prova per capire un attimo come stare, e il secondo ci portava su, in su, su, in alto, e ci faceva girare. Io l'ho fatto 2 volte. Però purtroppo nessuno è riuscito a filmarmi, perché la fotocamera nel momento in cui stava filmando ha fatto un errore di memory card. Non ne parliamo, non ne parliamo, non ne parliamo. Questa fotocamera è da cambiare o da sistemare, ma ragazzi, il problema è che se la porto a sistemare ci impiegano 10 giorni. Posso lasciarvi senza vlog per 10 giorni? Non è questione. Comunque, ora vado ad allenarmi. Buon raga, allenamento fatto, sembra una scappata di casa. Ho di nuovo questa borsa enorme di Adidas, perché sono andata da Camilla e me la sono presa. Vi giuro, è pesantissima. E però adesso entro al lavoro. Comunque, allenamento fatto, non ve l'ho filmato perché è lo stesso della settimana scorsa, che avete già visto prima, insomma. Ora è tempo di salire le scale e andare a lavorare, produrre, macinare. Riportatemi in spiaggia, grazie. Ragazzi, fatemi mangiare, se no muoio. Pancake, mele e cannella, inciucciato nel cioccolato. Ta-dam! Mi sono arrivati dei regalini da Adidas e sinceramente non so come tornerò a casa questa sera. Ottimo. Aiuto. 2 persone, 3 pizze, giustamente. Quando si ha fame... vabbè, almeno si guarda un pochino. Io adoro la Toscana. Oh, la Toscana non è quella... altre. Ciao a tutti, alla fine ieri mi sono dimenticata di chiudere il video e di salutarvi, ma è arrivato Jimmy e abbiamo ordinato la pizza, me l'ha portata a Ziz, chi se lo ricorda? Sa chi mi riferisco. E nulla, abbiamo mangiato, poi abbiamo passato la serata insieme. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi saluto, vi ringrazio per averlo visto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!